quando lo scorso giugno Hakan Calhanoglu ha detto addio al Milan per trasferirsi all'Inter a parametro zero, Frederic Massara e Paolo Maldini si stanno muovendo sul mercato per trovare un trequartista che possa sostituire il turco. Non si possono contare i nomi dei centrocampisti accostati ai rossoneri, ma ad oggi si registrano tante indiscrezioni, ma poche trattative concrete. Si sa, fare mercato in tempi di pandemia non è facile, bisogna scegliere con cura gli investimenti da fare, dato che un flop comporterebbe un mezzo disastro finanziario. Inoltre, il turco non è un giocatore semplice da rimpiazzare, quindi è ovvio che il casting sia lungo e laborioso. Analizziamo allora i giocatori di cui si parla nelle ultime settimane e vediamo quale sarebbe il miglior trequartista nel Milan di Stefano Pioli. 1. Hakim Ziyech, l'ipotetica cessione di Romelu Lukaku al Chelsea potrebbe per riflesso giovare ai rossoneri. Dopo un esborso così importante, i londinesi avranno bisogno di monetizzare cedendo alcuni esuberi. Ecco che allora il Milan potrebbe buttarsi su Hakim Ziyech, centrocampista marocchino tutta tecnica e fantasia. Arrivato appena lo scorso anno dall'Ajax per 40 milioni di euro, il classe 93 non è mai riuscito a imporsi negli schemi di Lampard prima e di Tuchel poi, finendo spesso e volentieri in panchina. La qualità del giocatore non è in discussione, vederlo fuori dal campo da gioco è quasi un sacrilegio, nel Milan avrebbe quindi l'occasione di tornare protagonista e giocare in pianta stabile. 2. James Rodriguez, quando il mese scorso il suo allenatore e mentore Carlo Ancelotti ha scelto di tornare il Real Madrid, James Rodriguez ha dato al suo procuratore Jorge Mendes il compito di trovargli una nuova sistemazione. Il colombiano non vuole più restare all'Everton senza il tecnico italiano e il Milan si è fatto avanti per ingaggiarlo. Pur di cambiare aria, James sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio, rendendo l'operazione economicamente sostenibile per i rossoneri. Dal punto di vista tattico, l'ex Real e Monaco sarebbe un trequartista perfetto per Pioli, capace di lanciare gli attaccanti verso la porta, di migliorare l'impostazione della squadra oppure di concludere a rete da solo, magari dalla distanza. 3. Aaron Ramsey, appena ieri è girata voce di un interessamento del Milan anche per Aaron Ramsey. Nonostante il cambio di ruolo preannunciato da Massimiliano Allegri, il gallese resta un esubero della Juventus che vorrebbe alleggerirsi del suo ingaggio di 8 milioni a stagione. Visto il lauto stipendio, i rossoneri potrebbero prelevarlo solo in prestito, ma la soluzione non è gradita alla dirigenza che preferisce un sostituto che possa restare a Milanello a lungo. Poco male, dato che a nostro modesto parere l'ex Arsenal non si sposerebbe bene al progetto Milan. Prima di tutto perché si fa male spesso e i rossoneri hanno bisogno di un trequartista affidabile. Poi perché dispone sì di capacità di inserimento e tecnica individuale, ma manca di fantasia, di estro, una caratteristica che Pioli sta invece cercando nel sostituto di Calhanoglu. 4. Nikola Vlasic, paradossalmente, Nikola Vlasic è allo stesso tempo la soluzione meno famosa, ma più costosa. Per lasciar partire il croato, il CSKA chiede infatti 30 milioni di euro, una cifra che il Milan non è certo di poter spendere. I rossoneri hanno chiesto un prestito con diritto di riscatto, ma i russi non hanno accettato questa soluzione. Per chi non lo conoscesse, Vlasic è un trequartista molto duttile, è infatti in grado di giocare anche da esterno offensivo, seconda punta o addirittura da falso 9. In Russia ha mostrato una grande capacità realizzativa, dimostrando una freddezza sotto porta insolita per un centrocampista. Basti pensare che lo scorso anno ha segnato 11 gol in 26 partite. Se Maldini e Massara dovessero decidere di fare un sacrificio economico, prenderebbero un giocatore completo, forte, fantasioso, veloce e cattivo davanti al portiere. 5. Isco Alarcón, ormai da anni vive da separato in casa, ma questa sembra essere l'estate in cui Isco dirà finalmente addio al Real Madrid. Il costo del suo cartellino si è clamorosamente abbassato negli ultimi anni e questo porta diversi club a interessarsi a lui. In particolare, sembrano esserci soprattutto Siviglia e Milan, non dobbiamo di certo spiegarvi le enormi qualità del giocatore che, dopo diverse stagioni da comparsa, ha una gran voglia di tornare protagonista. Isco porterebbe al Milan la sua enorme esperienza a livello internazionale, un fattore che potrebbe essere determinante per la campagna dei rossoneri in Champions League.